Ciao a tutti ragazzi e benvenuti anche questa settimana sul mio canale. Oggi vi parlo di due prodotti marca Wiha, è un'azienda tedesca che produce attrezzatura professionale, nello specifico per elettricisti. Questo è un kit di cacciaviti dinamometrici, forse l'avete già visti nei video precedenti, e una pinza multifunzione. Direi di iniziare con la pinza. Non dimenticare poi che se ti piacciono i miei contenuti è disponibile sotto al video il pulsante super grazie, col quale potrai sostenere il canale e i suoi progetti futuri. Isolamento fino a 1000 volt, grip di questa gomma lievemente porosa, davvero eccezionale. La prima prova che vado a fare quando mi arrivano pinze di questo genere è quella del foglio. Faccio così. Significa che non c'è praticamente spazio nell'incontro tra le due ganasce. Nei prodotti di fascia alta come queste le ganasce devono combaciare perfettamente senza lasciare alcuna luce. Stiamo parlando di una pinza di circa 23 cm, mettendola a confronto con un prodotto che dovreste conoscere davvero molto bene, siamo circa al doppio. Allora, i becchi prima di tutto sono diversi, uno è mezzo tondo, l'altro invece è piatto. Sono particolarmente sottili proprio per agganciare con precisione, diciamo per esempio per cablare nei quadri, in spazi ristretti, oppure per creare alla bisogna degli occhielli della giusta misura. Il becco poi, ora ve lo ingrandisco, ha una doppia finitura. La prima è liscia in modo da non andare a rovinare le superfici, per esempio i fili. La seconda invece è, diciamo, dotata di una micro dentatura serrata che dà sicuramente un maggiore grip. Gli spigoli così vivi servono appunto girandoli per allargare i fori nelle scatole di derivazione oppure nelle cassette da esterno. La seconda parte delle ganasce invece che ha forma di rombo schiacciato, che è ideale per stringere e serrare dadi non troppo grandi, come ad esempio quelli che vengono utilizzati per i collegamenti dei fili della terra, per esempio negli chassis dei quadri elettrici oppure degli elettrodomestici in genere. Poi c'è una sagomatura per la crimpatura, che è questa, che purtroppo io ho fatto diversi test, non serve praticamente a niente, quindi diciamo che il risultato è molto debole. Per quanto riguarda invece la spellatura, sono rimasto stupito, la funzione è molto ben realizzata, le lame con alloggiamenti da praticamente 0,7, 1,5 e 2,5 mm lavorano da Dio. Praticamente quando io vado a mettere il filo nell'alloggiamento e vado a schiacciare, si sente proprio nettamente che la guaina è stata tagliata. La spellatura è veramente semplicissima. Pur non avendo prestato molta attenzione, tutti quanti i fili sono rimasti integri. Naturalmente la funzione principale di questa pinza è la cesoia, quindi non sto nemmeno a dirvi quanto sia facile tagliare i fili. Taglia tranquillamente fino a 50 mm, ora vi faccio vedere qualche taglio con qualche sezione più importante. Non avendo un 50 mm a disposizione me lo sono andato a costruire. Eccolo qua, facciamo qualche prova di taglio e vediamo come si comporta. Proviamo per esempio con delle forbici. Insomma, ce le conoscete, sono una bomba, però riuscire a tagliarlo non è proprio semplice. Con questo invece è veramente una passeggiata. Direi che insomma c'è un bel po' di differenza. Un'altra funzione aggiuntiva è questo occhiello che serve per spezzare bulloni o chiodi fino, mi pare, a 3,3 mm. Vediamo come si comporta. Certo, non è una funzione che andate a utilizzare tutti i giorni, però quella volta tanto può, diciamo, tornare utile. Poi offre un comodo sistema di ritorno in posizione di apertura, quindi c'è una molla qui sotto, quindi così si disinserisce e la pinza si chiude. Se fate così invece per operazioni ripetute, effettivamente è davvero molto comoda. Chiaramente non bisogna assolutamente tagliare fili di ferro o fili di acciaio, perché sennò si rovina. Sono realizzate secondo me con un ottimo acciaio, hanno di recente vinto anche un premio in Germania per il miglior design. L'unica cosa che secondo me manca è qualcosa per, non dico spezzare, ma per almeno incidere i pettini, questi per i quadri elettrici, in modo poi da poterli spezzare e sagomare alla bisogna. Questa sarebbe stata secondo me una funzione che li avrebbe rese davvero davvero complete. È un prodotto sicuramente comodo che non può mancare nella cassetta degli attrezzi di un elettricista. Come al solito vi metto tutti quanti i link in descrizione. Passiamo ora invece a parlare di questo kit di cacciaviti dinamometrici in questo bell'astuccio velcrato di finta pelle.
Questo in realtà è un kit maggiorato perché c'è sia il manico, diciamo, porta inserti normali che quello dinamometrico. Questo è quello normale. Gli inserti si inseriscono semplicemente in questo modo, si alza questo meccanismo, si blocca la punta ed è pronto all'uso ed è veramente molto comodo e leggero. Il kit dinamometrico è composto da tre elementi: il corpo principale, la chiave di regolazione e i reggi inserti. Si possono fare serraggi da 0,8 a 5 Nm. È bello pesante. La gomma, diciamo, molto piacevole al tatto, ha un ottimo grip, chiaramente l'impugnatura è più grossa di un cacciavite normale. Siamo intorno, mi pare, ai 34 mm di diametro. Serve quando è richiesta una coppia di serraggio ben precisa, sia per non rovinare alcuni congegni, magari molto delicati, e sia quando un determinato lavoro richiede, per questione di sicurezza, un preciso serraggio. L'esempio più classico per l'elettricista è quello dei morsetti degli interruttori dei quadri elettrici, che hanno, per specifiche di fabbrica, una precisa coppia di serraggio, anche se poi nessuno la osserva. Se si prende un interruttore di qualità, ci sarà sicuramente indicata su uno dei lati la coppia di serraggio, che si misura in newton metri. In questo caso questa è la IGE ed è indicata qui, infatti qui c'è scritto 1,2 Nm. Per esempio questo è un controllo carichi della Schneider, 1,2 Nm. Questo è un magnetotermico C25 ABB, qui ha riportato 2,8 Nm. L'Iskra 2 Nm, Dale Schneider 2 Nm, basta guardare sul libretto di istruzioni. La coppia di serraggio, detta in parole molto semplici, non è altro che la pressione con cui le ganasce poi andranno praticamente a stringere i fili al loro interno. I morsetti degli interruttori, quando stringono i fili, devono applicare una pressione tale da rendere il contatto sicuro, sia in presenza di puntalini sia in assenza, onde evitare il formarsi dei pericolosi archi elettrici. Quindi una volta che noi sappiamo, diciamo, la coppia di serraggio, si prende questa chiavetta, si inserisce all'interno del manico e si ruota in senso orario o antiorario fino a raggiungere un determinato valore. Il valore lo leggiamo su questo micro quadrante. Quando abbiamo, diciamo, raggiunto il valore desiderato, che in questo caso è 1,20, siamo pronti ad inserire questo, che è praticamente un inserto che sembra una sorta di prolunga di quelle che si usano per gli abitatori e che si va ad agganciare al meccanismo dinamometrico. Si deve inserire in questo modo, si gira, si sente uno scatto, deve entrare fino in fondo, poi si prende l'inserto, lo si inserisce, si alza questo meccanismo, lo si fa scattare e il cacciavite è pronto per essere utilizzato. Facciamo la prova con questo 16 ampere magnetotermico, 1,2 Nm, andiamo a fare il collegamento. Quindi si va a stringere una volta che abbiamo settato il tutto e mentre si stringe, appena raggiunge questo rapporto di 1,2 Nm, sentite uno scatto. Ecco. Quindi anche se io provo a arbitrare ancora, si sente molto nettamente, c'è una sorta di resistenza meccanica che non trasferisce più torsione alla punta. Per questo tipo di magnetotermico è giudicato dal costruttore sufficiente. Questo cacciavite è indispensabile solo per i lavori che devono essere certificati in termini di serraggio delle viti. Diciamo che in tutti gli altri casi finisce per essere più un vezzo per l'elettricista che vuole raggiungere, diciamo, un livello di professionalità assoluto. Come tutti i prodotti della WIA, è garantito per isolamento fino a 1000 volt. Si possono poi acquistare vari kit. Parliamo invece dell'isolamento, che è una cosa molto importante. Gli inserti hanno un isolamento particolare, diciamo che è sottile, sembra quasi una pittura se si confronta con i cacciaviti ordinari. La scelta di questo tipo di isolamento sicuramente è stata presa proprio per ottenere una sezione estremamente ridotta, in modo da potersi, diciamo, inserire anche in fori stretti per i quali normalmente bisognerebbe ricorrere a cacciaviti dalla sezione inferiore. Io trovo che sono estremamente comodi in tutte le situazioni dove è necessario un profilo ridotto, tipo serraggio delle viti nelle barre equipaggiate potenziali o quando si vanno a fare montaggi in piccoli spazi. Ottima la completezza di questo kit, ci sono veramente tutti quanti gli inserti sufficienti per fare qualsiasi tipo di operazione, portandosi dietro un ingombro davvero ridotto. Come al solito vi metto tutti quanti i link in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la settimana prossima, un saluto a tutti.
Thank you.